Ennesima rapina, la terza dall'inizio dell'anno a Carni e Affini di Foggia. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, due soggetti a volto coperto dal forte accento foggiano, giunti a bordo di una Fiat Punto scura, hanno fatto irruzione nel punto vendita di Via Roberto Consagro e puntando una pistola contro un cassiere, si sono fatti consegnare l'incasso. Si sono quindi appropriati del cassetto dell'altra cassa e si sono dileguati a bordo dell'auto guidata da un terzo complice. Poco prima delle 20, invece a San Severo, tre individui a volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione nella farmacia Fabrizi in via Canelli. Sparando un colpo di pistola a salve a scopo intimidatorio, ci sono fatti consegnare l'incasso ancora da quantificare. Per fortuna non c'è stato nessun ferito. Agenti del gruppo Falchi della Squadra Mobile di Foggia, nel corso di controlli finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, dopo una perquisizione domiciliare in un'abitazione di via Graticola, hanno arrestato due giovani foggiani, il ventenne Antonio Giorgione e il ventiduenne Renato Di Ponte. I due sono stati trovati in possesso di 38 grammi di marijuana e 18 grammi di hashish, sostanza per il taglio e tutto l'occorrente per la confezione in dosi della droga. Inoltre la somma di 115 euro provento dello spaccio. I due giovani sono stati associati al carcere di Foggia.